Le gioie della vita sono quando tu registri comunque 35 minuti e 51 di video e l'ergato decide di non farti registrare niente. Quindi capisci benissimo di averli buttati via quei 36 quasi minuti di vita quando vinci 2-0 con il Lipsia e quando pareggi 1-1 col Borussia Mönchengladbach e dovresti fare la carriera allenatore. L'ergato non va più, non sto capendo qual è il problema. Infatti in questo momento sto registrando con il tasto share della PlayStation. Dovrei giocare contro l'Hertha Berlino e contro l'Atletico Madrid per ribaltare il 2-1 dell'andata e ci faremo aiutare da Alessandro Borghese in questa cosa. Purtroppo non la faremo oggi, dato che voglio capire perché l'ergato non funziona e mi servirà del tempo. Quindi in questo momento salvo ed esco dalla carriera e faremo qualcosa di un po' più semplice. E dopo una vita che non gioco Ultimate Team, o almeno non vi faccio vedere Ultimate Team sul canale, ho deciso di fare qualcosina a questo tema. Io quest'anno non ci ho giocato tantissimo, però mi sto divertendo. Diciamo che nelle ultime 5 ho vinto tutte e 5, lo storico di questa divisione, che non mi ricordo neanche più qual è, quindi ne ho vinte 6, ne ho perse una e ne ho pareggiate 0. E infatti abbiamo 18 punti contro i 19 del titolo. E allora perché non andare a giocare insieme a questa partita? Sono in divisione 6, un po' schifo. Sto utilizzando questa squadra ibrida, adesso andiamo a dargli un allenamento rosa, dato che sono molto 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 stanchi, e andiamo a vedere cosa riusciremo a fare. Come vi ho detto è un'ibrida e volevo giocare con Lukaku e con Mbappé là davanti. Martial sta dietro e fa da ibrido per i due, anche se è un ATS nel ruolo di COC. 64 gol e 23 assist in 71 partite per Lukaku. 14 gol e 2 assist in 10 partite per Mbappé, che è fortissimo. Qua in realtà ci vorrei mettere Pogba, perché può essere un COC francese che ibrida perfettamente. Ma costa dei soldini che in questo momento non ho. Comunque si sta rivelando un ottimo assist, man, solamente un gol, ma ben 6 ultimi passaggi decisivi con 10 partite giocate. E allora andiamo a giocare, perché questa squadra mi diverte sempre un sacco. Mi dispiace non potervi portare la carriera questa settimana, ma come sapete benissimo, ho solamente un giorno alla settimana in cui dedicarmi a registrare video per YouTube, e ovviamente quel giorno devo andare a perdere del tempo con l'ergato che non funziona. Mi mangerei in questo momento. Andiamo a vedere la squadra del nostro avversario. Sono curioso di capire una bella Serie A con Insigne senza capelli. Un 4-4-1-1 che deve essere molto pericoloso perché per Perotti e Immobile possono farci male. È iniziata contro Catania, non mi ricordo neanche più come. Catania, contro il Catania. Siamo contro una squadra che non è neanche più in Serie A. Cuadrado vince il rimpallo, la mette dentro. Subito il nostro portiere chiamato all'intervento. E allora proviamo a ripartire immediatamente. Mbappé dentro per Martial. Come vedete, i numeri sulla maglia dei miei giocatori sono un po' strani. Ho cercato di mettere dove possibile l'anno di nascita. E allora lui sbaglia tutto. Ancora Mbappé. Sempre, recupera la palla, dentro per Martial, Martial la perde, ah, palla dentro per Cirus Immobile, uno contro App, non sbaglia, freddezza del bomber della Lazio, avevo detto, Immobile potrebbe essere un problema, esulta un po' così, va a farsi vedere dai suoi tifosi. Perotti è fortissimo, l'ho sempre usato, anche quest'anno mi è piaciuto un sacco e fa sempre male, ancora Ciro Immobile che è quello che per adesso ci ha fatto addirittura il gol, riusciamo in qualche modo a sgusciare via, Martial, dentro così. Mbappé è l'uomo più avanzato. Dentro per Lukaku, un passaggio filtrante. Ancora Lukaku vuole andare. Largo da Mbappé all'indietro. Benatia con il 9. Spazza via e c'è il portiere. Escono palla al piede in questo modo. Molto, molto bravo. C'è Benatia col 9. C'è Insigne con il 3 che taglia tutto. E che gol ha fatto con Insigne? Che cos'è? Il Pescara di Zeman. Prima Immobile, poi Insigne. Va bene, accettiamo. Dopo 18 minuti siamo 2-0. Era 6 vittorie di fila, no, 5 vittorie di fila che avevo fatto. Faccio un video sul canale per far vedere la squadra. E ovviamente perdo. Ci sta, giusto così. Devo giocare da solo nell'intimità della mia camera, stando zitto, così riesco a concentrarmi, perché se no prendo delle sberle anche da Catania 46. Lukaku, dai, dai, scendi Marcos Alonso, che sei lento. Dentro così, Martial, ancora Martial, ancora Martial, messo giù, calcio di rigore. Giusto, giusto, giusto. Benassia, stai calmo, che non è crosta, stai calmo. Romelu Lukaku, che ha abbandonato Raiola, ha preso Jay-Z come procuratore. Adesso va dal dischetto, incrocia, spiazza il portiere per il 2-1. Una gioia sul canale. Romelu Lukaku. Che freddezza, che brutto rigore, raso terra, un passaggio, va benissimo. 2-1. Proviamo a chiedere l'1-2. Ancora Lukaku, porta la palla. Lukaku, c'è Martial che si butta dentro, lo serviamo. Martial, la palla che è rimasta lì. Dai Mbappé che sei veloce, non far prendere l'angolo che potevamo fare gol. Dani Alves e Martial, ancora Martial, prova a fare l'assist, Martial la mette, la palla che viene deviata e riparte addirittura lui in contropiede, dobbiamo immolarci con Bakayoko.
bellissima. Ancora Marcos Alonso chiede l'1-2. Attenzione perché lo potrebbe ottenere. Proviamo a darglielo. Eccolo qua. C'è Mbappé che la stoppa. Il mio fenomeno. Ma che parata ha fatto il suo portiere. Ma dai, vabbè. Non dobbiamo fare gol. A questo punto mi viene a pensare questo. Dai, Martial. Dai, Martial. Porta palla. Porta palla che li saltiamo tutti. Ancora Martial dentro per Mbappé. Che prende la mira. Ancora il suo portiere. Non ci posso credere. È impenetrabile. Ancora noi. Ci appoggiamo. E poi proviamo il contropiede. Proviamo ad andare via così. Ancora Martial che può arrivare. Ovviamente Meratia è più veloce. Martial la prende, la mette sul secondo palo per Mbappé che tira. Calcio d'angolo, calcio d'angolo. Ancora Martial, se ne va via così Martial, il tiro del portiere, la palla ancora lì, Mbappé a porta vuota. Non ci posso credere, non fa gol a porta vuota. E poi c'è il secondo calcio di rigore dopo due occasioni clamorose. Dobbiamo prendere ancora un rigore per provare a fare gol, perché sennò non ci riusciamo. Tra l'altro lui ha già visto come li tiro, quindi sarà difficile segnargliene un altro. Ci proviamo. Lukaku spiazza ancora una volta Viviano per il 2-2 all'86esimo minuto di gioco. C'è ancora tempo per fare anche il terzo, ma dobbiamo tirarci su e non fare un'orgia lì per terra. Ancora Rabiot, la palla però rimane a loro con Pjanic che può amministrare molto bene. Quadrado chiede l'1-2 e se parte Quadrado è un disastro. Eccolo qua, Quadrado contro Rudiger, non ha la meglio Quadrado. No 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 al 90esimo. Luca respira. Luca respira. Perché il gol al 90esimo l'hai preso tu. Proviamo, ma secondo me non abbiamo neanche il tempo di arrivare davanti alla porta. E infatti, finisce qua. 3-2 al 90esimo. Al 90esimo. 92 facciamo, dai, come la Juve. E allora mi sembra giusto andare a fare un'altra partita perché voglio almeno pareggiare. Tra l'altro, vincevamo il campionato anche solo con il pari, e siamo riusciti a perdere al 90esimo. Anche lui è un ibrida. Interessante. Mi piace. Voto 10. Anzi, ibrida. In realtà c'è solo Welbeck che non c'entra niente. Ah no. Ai due attaccanti, che non c'entra niente. Marcos Alonso, ancora, può scendere, la mettiamo dentro così per Martial, bellissima, ancora Martial, che può andare, sempre Martial, prova il numero, Martial, la mette dentro, così, era perfetta se veniva, perfetta. Martial, ancora Martial, gli dribbla tutti, ancora Martial, sempre Martial, e poi la cross a Martial sul secondo palo. C'è Rabiot, che ci arriva prima di tutti, ancora noi in possesso della palla, con un po' di difficoltà in realtà, però... la perdiamo. Dentro così, dentro così, dentro così. Lukaku, ancora, per Martial, che prova il tiro. La palla che esce non è neanche calcio d'angolo. Delle Alli, delle Alli, delle Alli, delle Alli, delle Alli, delle Alli, delle Alli! E invece no! E invece segna sempre lui! Romelu, Lukaku, al 40esimo. Questa volta in vantaggio ci andiamo noi e ce lo meritiamo. Ma Delle Alli ha accompagnato tutta l'azione. Poi Lukaku fa gol di punta con il suo mancino magico. Ma Delle Alli, veramente, è sempre stato a un passo dal gol. Poi vabbè, meglio che lo faccia Lukaku, E possiamo ripartire con Rabiot. Prova a darla così a Mbappé. Mbappé vuole mettere a sedere il suo avversario. Ancora Mbappé, prova a darla dentro per Martial che è più veloce. Martial la prova a mettere giù. Martial, Mbappé. Lo stop il tiro di Mbappé. Sì che vanno in due ad attaccare, sì che è bellissima così, sì che per Mbappé, sì ma non ci credo, ma cosa gli ha parato ancora? Ma che sfortuna c'ha quest'uomo addosso oggi? Op op gadget, op op gadget, op 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 Mbappé, oh Mbappé, sì 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 che questa volta lo fai, sì che questa volta è tuo, sì 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 Mbappé, provano a steccarti, non ce la fanno e non riusciamo neanche a fare gol. Guarda come vanno in porta loro, guarda una serie di deviazioni e poi Trapp che la prende e poi sbagliamo tutto noi ad uscire e poi ancora loro, Sergei la traversa di Milinkovic. Oh, palla è ancora buona, non è uscita. Mi ha preso il gol dell'onore. Mi ero fermato, completamente convinto che fosse finita l'azione, se non il calcio. E invece no, la palla rimane dentro come per magia. Una magia incredibile. C'è il gol dell'1-1 di Musa. E poi al 90esimo vado a prendere ancora gol. State a vedere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Al 90esimo proprio. Dai ragazzi, dai che ce la facciamo. Dai, l'ultima possibilità. Dai, ancora noi. Dai, ci credo. Ci credo, al gol al 90esimo. L'abbiamo preso prima. Questa volta lo facciamo. È giusto così. È giusto così. È giusto così. Il gol che sancisce il 2-1 al 90esimo. La promozione, il titolo. L'esultanza di Delle Alli, l'avevo invocato sul primo gol, era giusto che arrivasse almeno qua.
Eccolo qua, Di Mancino. Il portiere questa volta non la può prendere, grazie al signore. Ah, se Dio vuole, ce l'ho fatta. 6.400 e passa crediti. 21 punti, titolo vinto. 2 sconfitte però, di cui una sul canale. E niente, questo era un video un po' così per non farvi mancare il video durante... Oddio, perché ho vinto questa cosa qua? Insomma, mi dispiaceva non farvi avere un video e quindi piuttosto che niente ho pensato, dai, facciamo qualcosa di carino e simpatico. Oh, poi se vi è piaciuto posso riproporvelo in futuro, non c'è problema. Vado a sistemare il gatto, va che è meglio.